Buongiorno Napoli! Oggi è venerdì 12 settembre. Auguri a mia nonna e a tutte le persone che si chiamano Maria. Il meteo ci dice che ci sono 23 gradi, il 79% di umidità. Oggi sarà nuvoloso e nella notte appena trascorsa ci sono stati violenti temporali. Ma passiamo ai titoli del quotidiano Roma che trovate oggi in edicola. Il titolo di apertura è Davide torna a casa, in riferimento alla salma del giovane sedicenne che ieri è stata portata al rione Traiano per la camera ardente. Oggi ci saranno i funerali. Il primo piano sull'argomento è alle pagine 2 e 3 con gli articoli di Alberto Gatto e Claudia Sparavigna. In alto a sinistra c'è case di lusso comunali regalate, spuntano politici e dipendenti. Del caso ce ne parla Pierluigi Frattasi con il primo piano a pagina 4. A destra troviamo girano armati alla sanità, scarcerati e scomparsi il boss Vastarello e i suoi. L'articolo, a pagina 12, è di Luigi Sannino. Passiamo ai titoli di spalla. Dall'alto verso il basso troviamo quartieri spagnoli, rapina Rolex a Roma, arrestato 31enne, tra le vittime anche Renato Zero. L'articolo a pagina 14 è di Giovanni Cosmo. A seguire, Posillipo, parcheggiatore tenta estorsione da 400 euro, preso. Ce ne parla Renato Rocco a pagina 13. Corso Garibaldi, spacciano in piazza marijuana, in cella tre giovanissimi. L'articolo è a pagina 13. Ultimo titolo di spalla. Regione. Sanità, Caldoro, niente tagli, adesso il governo rispetti gli accordi. Sull'ipotesi di tagli al settore ce ne parla Mario Pepe con l'articolo a pagina 5. Passiamo ai titoli di piede. A sinistra. Lontani da centro e chiese. Il porno nuoce. Ora De Magistris vieta i sexy shop. Sulla decisione del sindaco e sulle sue motivazioni ce ne parla Pierluigi Frattasi nella cronaca a pagina 7. Infine a destra lo sport con il titolo Il Napoli ritrova Rafa. Benitez è tornato, patto con la squadra per vincere lo scudetto. Il tecnico spagnolo ha parlato con la squadra ed ha esposto i suoi obiettivi. Ce ne parla Salvatore Cagliazza nello sport a pagina 15. Era l'ultimo titolo di oggi. Prima di lasciarci, vi ricordo che le notizie dell'area metropolitana le trovate sul Giornale di Napoli, supplemento del Roma, oggi in edicola. Arrivederci a domani con la rassegna stampa del quotidiano Roma. Vivi la tua città, informandoti. Leggi il quotidiano Roma oggi in edicola o su internet all'indirizzo www.ilroma.net.